Esordio bagnato, esordio fortunato, mister, quindi per questo, per il suo Speriamo. è arrivata questa prima gara, grande attesa. Sappiamo che saranno delle difficoltà perché è forte la squadra, è forte anche lui, ma ci deve ancora amalgamare. Prospettive di questa gara? Prospettive, come sempre, di far bene. Sappiamo di incontrare una squadra costruita per vincere, una squadra che è collaudata, una squadra che si è rinforzata anche gli ultimi acquisti. Sappiamo che è una squadra di qualità, però noi vogliamo iniziare bene, anche se dobbiamo ancora diventare una squadra, perché bisogna amalgamare un po' tutti i nuovi arrivi, perché sono arrivati non in condizione, ci vorrà un po' di tempo e pazienza, però siamo pronti, siamo carichi, siamo motivati per iniziare subito bene. C'è un bel gruppo mister quest'anno. Sì, è un gruppo che, come ho già detto l'altra volta, un gruppo che va amalgamato, un gruppo dove si può lavorare bene, che ha qualità, soprattutto da metà campo in su. Ci vuole solo tempo di trovare la condizione migliore un po' per tutti e capire quello che voglio nelle due fasi. È un buon gruppo che ha qualità, che ci può lavorare bene, sono qualità da metà campo in su, la difesa no? La qualità in su, in questo momento la difesa, ecco, vi dico già che Migliorini non sarà convocato perché ha bisogno di trovare una condizione migliore di quella attuale. E quindi per questo motivo qui, una volta trovata la condizione di Migliorini, È sicuramente buono anche l'animo. la difesa è una difesa di qualità. Io mi riferivo L'avevo capito a questa partita. Quindi mi sono espresso male io, io. forse. Forse non ho capito io. Il Cesena gioca con 4-4-2, 4-2-4, Sì. ecco. Come l'hai preparata? No, ho detto. È una squadra di qualità, che davanti hanno giocatori importanti, molto propositivi, con due esterni che giocano anche molto in mezzo dentro al campo. Abbiamo preparato, sappiamo quello che dobbiamo fare nelle due fasi per cercare di colpirli e di contrastare le proprie iniziative del Cesena. Nelle due fasi, sai che io sono fissato con Sì. quella di mezzo, in quella di mezzo, nelle due fasi, sì, possesso e nelle transizioni. Ma anche, soprattutto, quello fa la differenza. È importante rimanere compatti, corti, aggressivi, quello che poi chiedo ai ragazzi. E poi essere bravi a sfruttare le opportunità che sicuramente ci capiteranno. Si aspetta mister qualcos'altro in questi ultimi giorni di mercato oppure pensa che la rosa così è Sì, già no, mi pronta? aspetto, ne abbiamo già parlato con la società, ma aspetto un difensore, quindi mi aspetto che arrivi un difensore. Soddisfatto Sì, comunque sì, sì. a grandi linee, diciamo, di Sì, so. come è stato il piano che eravate magari preposti a inizio estate? Sì, soddisfatto per i giocatori che sono arrivati, i giocatori che poi sono arrivati anche in ritardo di condizioni, perché erano giocatori che all'inizio della stagione diventava difficile prenderli. E quindi la società è stata brava poi a portare questi giocatori in queste ultime settimane, giocatori importanti che possono far crescere il gruppo per esperienza e per qualità. È possibile che non sarà ingaggiato il ragazzo che era in prova, Porro, Sì, oppure
È possibile che non venga. non venga. Sì. Forse mi sono espresso male di nuovo. Aspetto un difensore, quindi. Quello assolutamente.